miliardi di euro bruciati in un'ora, tonfo in borsa dei titoli delle banche dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al prelievo sugli extra profitti. Nuova strage di civili in Ucraina, almeno 8 morti e 88 feriti nell'attacco russo contro un edificio residenziale a Pokrovsk. Il presidente turco Erdogan propone a Putin di arrivare a un cessate il fuoco. Allarme Ferragosto per i medici del pronto soccorso. Manca il 50% dei camici bianchi per far fronte alla crescente mole di lavoro, in particolare nelle località turistiche, ma non solo. L'intelligenza artificiale al centro del prossimo messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace. Francesco chiede un dialogo su queste nuove tecnologie dotate di potenzialità dirompenti, ma dagli effetti ambivalenti. Un cordiale saluto dal TG2000, buonasera. In apertura di giornale il crollo in borsa dei titoli delle banche dopo l'ok del governo al prelievo sugli extra profitti degli istituti di credito per ridurre le tasse. Sentiamo Leonardo Possati. Piazza Affari perde oltre il 2%, maglia nera in Europa con il crollo dei titoli bancari in seguito alla norma che impone un'imposta del 40% sull'incremento dei margini di interesse realizzati dagli istituti di credito. Nel 2022 questa crescita dei margini di interesse è di circa 7 miliardi e quindi per il prelievo sul bilanci del 22, cioè quelli già chiusi, dovrebbe essere pari a 2,8 miliardi. Ora bisogna fare il calcolo sul 2023, sicuramente l'imposta teoricamente sarebbe più alta, si stima a 4 miliardi. Miliardi con i quali il governo intende abbassare i mutui sulla prima casa e tagliare l'IRPEF. L'esecutivo ha deciso di varare questo provvedimento dopo la pubblicazione dei bilanci dei principali istituti di credito italiani. Nell'ultimo anno i loro guadagni sono lievitati di oltre il 60%. Per ora ABI e Federcasse, che raggruppa il sistema del credito cooperativo, non commentano e fanno sapere che esprimeranno un parere dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Un giudizio positivo invece arriva dalle associazioni dei consumatori e dal sindacato per un provvedimento che va nella direzione di recuperare liquidità e venire incontro alle esigenze di famiglie e lavoratori. In verità, come avevamo chiesto, sarebbe utile anche che vengano tassati gli extraprofitti delle imprese multinazionali, dell'energia, del digitale, della logistica, per dare una mano ai redditi, liberare risorse per i redditi dei lavoratori, delle lavoratrici. Andiamo in Ucraina, decine di vittime tra i civili a seguito di un attacco missilistico russo nella regione del Donetsk. Sul piano diplomatico si fa avanti di nuovo il presidente turco Erdogan, ci riferisce Giorgia Bresciani. L'Ucraina conta i danni umani e materiali dell'ultima strage di civili, quella consumata ieri a Pokrovsk, nella regione orientale del Donetsk, dove due attacchi missilistici russi hanno colpito un edificio residenziale. Le vittime sono 7, i feriti almeno 88 e tanti gli appartamenti distrutti, come quello di questa signora che mostra la sua abitazione devastata. Per Mosca è stato colpito un comando militare ucraino, per Kiev case civili. Ora si sta ripulendo e si prova a ricostruire, ma quel che è più difficile è tenere viva la speranza che questo conflitto finisca presto. Gli allarmi aerei infatti sono risuonati in 6 regioni del paese e l'ex presidente e numero 2 del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, si dice certo della vittoria. I nostri nemici saranno schiacciati e la Russia raggiungerà la pace alle sue condizioni, scrive su Telegram. Sul piano diplomatico si fa avanti ancora una volta la Turchia. Nell'incontro con Putin, previsto entro la fine del mese, il presidente Erdogan proporrà una ripresa dei colloqui di pace per un cessate il fuoco e sembra mostrare qualche incertezza la monolitica alleanza di Mosca con la Cina, intaccata già dalla partecipazione di Pechino al vertice di pace di Jeddah in Arabia Saudita. Intanto la voce di dissidenti e obiettori viene messa a tacere. Monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi, esprime piena solidarietà a Yuri Shelyashenko, leader del movimento pacifista ucraino, che proprio in questi giorni ha subito una perquisizione ed è stato denunciato dai servizi di sicurezza. Niger nel caos dopo il colpo di Stato che ha destituito il presidente Bazoum. Si punta al dialogo per evitare un'azione militare. L'ONU è preoccupata per l'assistenza umanitaria in un paese tra i più poveri al mondo. Il servizio di Maurizio Dischino, vediamo.
In questa fase non è previsto in Niger un intervento armato dei 25.000 soldati dei paesi dell'ECOWAS, la comunità economica degli stati dell'Africa occidentale. L'ultimatum alla giunta golpista a dimettersi e a liberare il presidente Mohamed Bazoum, deposto il 26 luglio scorso e tenuto in ostaggio nel palazzo presidenziale con la sua famiglia, è scaduto domenica sera. Ma resta in piedi l'opzione del dialogo per evitare un'azione militare. L'Unione Europea ha rivelato che fino a giovedì c'è ancora spazio per la mediazione. Mentre il presidente Bazoum, democraticamente eletto nel 2021, si rifiuta di firmare le dimissioni forzate, la giunta militare nigerina va avanti con le nomine di primo ministro e capo della guardia presidenziale. Inoltre ha cominciato a concentrare le truppe nella capitale Niamey, ben sapendo di poter contare sul sostegno dei militari al potere in Mali e Burkina Faso e soprattutto dei mercenari del gruppo russo Wagner, abile a sfruttare le instabilità dei paesi africani per offrire addestramento e appoggio armato in cambio di materie prime, l'uranio nel caso del Niger. Il paese infatti è tra i primi 5 produttori al mondo e tra i primi fornitori dell'Unione Europea. La preoccupazione delle Nazioni Unite è l'assistenza umanitaria in un paese che è tra i più poveri del mondo e dove le agenzie umanitarie già sostengono oltre 4 milioni di persone. L'ONU infatti sta elaborando piani di emergenza in Niger per far fronte all'esaurimento delle scorte di cibo, medicinali e carburante. Un uomo è stato arrestato dopo aver accoltellato una persona davanti al British Museum, una delle mete più popolari tra i turisti che visitano Londra. Secondo la polizia britannica si tratta di un incidente isolato che non ha matrice terroristica e non sussiste alcun pericolo per il pubblico. Il museo è stato tuttavia evacuato temporaneamente in via precauzionale dopo l'aggressione. Matteo Messina Denaro è stato trasferito dal carcere dove è detenuto in regime di 41 bis all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Tutti i dettagli da Luigi Ferraiuolo. Matteo Messina Denaro è stato operato nel pomeriggio per occlusione intestinale. Da giorni si alimenta con succhi di frutta ed integratori e non più con il normale cibo. Le sue condizioni di salute si sono aggravate pericolosamente, tanto che il quadro clinico sta portando il capo dei capi di Cosa Nostra a continui ricoveri lampo nell'ospedale dell'Aquila, l'ultimo la settimana scorsa. Messina Denaro aveva già subito un intervento alla prostata il 27 giugno scorso, oltre il tumore al colon al quarto stadio che curava quando è stato arrestato. Proprio la sua malattia aveva portato gli investigatori e i magistrati sulle sue tracce. Come ha raccontato in un interrogatorio al procuratore di Palermo, mi avete arrestato, cioè trovato, solo perché sono malato. In un pizzino scoperto il 6 dicembre 2022 a casa della sorella Rosalia, i carabinieri avevano rinvenuto il diario clinico del latitante, con le operazioni subite, gli esami e i cicli di chemioterapia. Da lì era partita l'indagine vincente. Nel carcere dell'Aquila, dove Messina Denaro è recluso, è stata realizzata una sala doc collegata alla cella, dove vengono effettuate le terapie eseguite dallo staff medico del dottor Luciano Mutti. Gli avvocati del boss hanno presentato un'istanza in cui chiedono gli arresti in ospedale. Il flagello degli incendi si fa la conta dei danni provocati dai 42 roghi divampati in Sardegna negli ultimi giorni. Agrumeti bruciati, aziende agricole devastate, lambite case, attività commerciali e turistiche, 600 le persone evacuate. Gli inneschi trovati dagli uomini della forestale provano la matrice dolosa. Ancora tragedie delle migrazioni, sono 57 i superstiti, 33 i dispersi e 2 i cadaveri ritrovati dopo il naufragio di 2 barchini colati a picco sabato nel canale di Sicilia. Tra i corpi recuperati quello di un bimbo di 18 mesi, riconosciuto all'obitorio dalla mamma, una donna ivoriana di 23 anni. Intanto si alleggerisce la pressione sul hotspot di Lampedusa dopo il trasferimento oggi di 500 persone. C'è stato ancora un incidente mortale sul lavoro in provincia di Bergamo. Un operaio di un'azienda produttrice di formaggi è morto travolto da un camion che stava uscendo dalla sede dell'impresa. Sentiamo Paola Gatti. Stava camminando a pochi metri di distanza dall'ingresso dello stabilimento quando all'improvviso un camion uscito dal piazzale lo ha travolto. È così che un operaio di 49 anni, dipendente della Zanetti, storica azienda produttrice di formaggio, stamattina poco dopo le 10 ha perso la vita nella zona industriale di Laglio, in provincia di Bergamo.
La dinamica dell'infortunio ancora è da chiarire. Inizialmente sembrava trattarsi di un incidente stradale, ma poi, dopo aver sentito l'autista del mezzo, un dipendente di una ditta esterna, non c'è stato alcun dubbio. L'operaio è la 32esima vittima sul lavoro in Lombardia dall'inizio dell'anno. La Filcams CGIL non ha tardato a commentare l'accaduto, sottolineando che il rischio di venire investiti già era stato segnalato lo scorso gennaio alla direzione della Zanetti dal rappresentante dei lavoratori alla sicurezza. Soltanto ieri a Romano di Lombardia un imprenditore di 74 anni è morto travolto da migliaia di forme di grana padano nel suo caseificio a Romano di Lombardia nella Bergamasca. Altre due vittime sul lavoro vanno così ad aggiungersi alla lunga lista del primo semestre in Italia. 450 decessi con una media di 75 al mese e 17 alla settimana. E la Lombardia si conferma ancora una volta maglia nera, seguita da Lazio, Veneto, Campania e Piemonte. E 67 anni fa a Marcinelli in Belgio avveniva la tragedia nella miniera di carbone di Bois du Cazier. A causa di un incendio sviluppatosi nel sottosuolo morirono 262 minatori, 136 dei quali italiani. Ricordiamo con riconoscenza il loro sacrificio, ha sottolineato in un messaggio per la ricorrenza il presidente Mattarella. È necessario mantenere salda la tutela di tutti i lavoratori. Rischio ferragosto per le strutture di pronto soccorso del nostro paese. Mancano i medici mentre aumenta il numero dei vacanzieri che si reca negli ospedali per le urgenze. Sentiamo Giuseppe Caporaso. Allarme ferragosto per i medici del pronto soccorso. Manca almeno il 50% dei sanitari necessari per fronteggiare la crescente mole di lavoro. L'allarme arriva dalla Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza. Con molti camici bianchi in ferie, i turni di pronto soccorso, sottolinea la Simeo, diventano così anche di 12 ore, soprattutto nelle città di mare e nelle zone di montagna. Se così le città si spopolano in questo periodo, nelle località turistiche si raddoppiano gli accessi alle strutture di pronto soccorso per la presenza dei vacanzieri, oltre che dei cittadini locali. Per i camici bianchi proprio in questa settimana di agosto aumentano le persone con traumi legati al mare, ma ci sono anche tanti anziani in difficoltà per problemi cardiologici o respiratori. A tutto questo si aggiungono i più giovani, reduci dalla vita notturna, con accessi al pronto soccorso soprattutto per incidenti ed abuso di alcol. In alcune realtà del paese, sottolinea ancora la Simeu, come Rimini e Riccione, c'è in questo periodo un potenziamento degli organici in ambito sanitario, ma sono isole felici rispetto al resto della penisola. Così ferragosto rischia di diventare un vero e proprio incubo non solo per il previsto caldo e per il rallentamento della rete intorno ai pazienti più fragili come gli anziani, ma anche per le strutture di pronto soccorso incapaci di rispondere alle richieste pressanti che arrivano dal territorio. Gli italiani comprano farmaci in misura sempre maggiore. Nel 2022 la spesa totale è arrivata a sfiorare i 10 miliardi di euro. Troppe medicine, spesso usate in modo scorretto. Sentiamo Fausto Nicastro. Antibiotici e antinfiammatori, ma anche ansiolitici e antidepressivi. Secondo il rapporto dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nel 2022 la spesa dei privati cittadini per i farmaci è aumentata del 7,6% rispetto all'anno precedente, arrivando a sfiorare i 10 miliardi di euro. Un'impennata che, secondo l'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali, necessita di un monitoraggio per analizzarne il corretto uso. Le benzodiazepine, quindi tutti gli ansiolitici, quelli sicuramente hanno avuto tutti un aumento. Poi anche gli antibiotici pediatrici, anche quello. Soprattutto antinfiammatori, per dire tachipirina, tutte queste cose qua e le solite medicine che si usano generalmente sempre. Anche per una minima placca in gola, qualsiasi cosa, subito antibiotico. Anche la spesa pubblica è in aumento del 5,5%, con un costo complessivo per il sistema sanitario nazionale di oltre 23 miliardi di euro. Cardura, che sono quelle spese più che altro che un farmaco del cuore, e poi anche varie altre similitudini, perché più che altro appunto avendo nostra madre che ha un problema al cuore, quello principalmente. Come farmaci da banco c'è stato magari un maggiore utilizzo di antinfiammatori anche dopo il Covid. La spesa pubblica è in aumento, il diabete, alcune patologie croniche sono in aumento.
Prezzi in aumento per chi ha deciso di andare in vacanza, ma a volte i clienti si trovano di fronte a scontrini che lasciano increduli, come è accaduto in due differenti episodi che ci racconta Alessio Orlandi. Vediamo. Dopo i 2 euro aggiunti sullo scontrino a dei turisti che in un bar della provincia di Como avevano chiesto di tagliare a metà un toast, un altro episodio simile riaccende la polemica sui costi pazzi di questa estate. A Finale Ligure, in un ristorante, sono stati addebitati 2 euro per un secondo piatto vuoto chiesto da una mamma per mettere alcune trofie al pesto da far assaggiare alla figlia di 3 anni. Più di vergogna che si può dire. Una cosa assurda. Comunque sembra che non ci sia mai fine all'assurdità, per cui... Per carità, il lavoro è lavoro, quindi un conto è servire un toast intero, un conto è servire un toast diviso in due, usare 2 piatti, perdere magari qualche minuto. Io non lo farei mai. Mi sembra un modo per lucrarci ancora di più sopra, insomma, considerando che la situazione è quella che è a livello economico. La richiesta della ristoratrice ligure non è piaciuta al presidente della regione Toti, che ha parlato di situazione spiacevole, invitando però a non fare di tutta un'erba un fascio, mentre la titolare dell'osteria si difende. Sono fiera del mio lavoro, dice, di piattini ne ho portati 4, per questo ho fatto pagare il supplemento. Ma l'iniziativa della ristoratrice non trova il consenso dei suoi colleghi. La giustificazione non può essere accettata per nessun motivo. Cioè, un servizio completo e uno che si stacca in questo tipo di servizio è quello. Cioè, che queste cose, diciamo, non le fa pesare, anche perché fino a ieri il servizio è stato sempre dato e adesso cambiarlo c'è qualcosa che mi sfugge. Non ha senso, voglio dire, oggigiorno farsi pagare per aver tagliato mezzo tramezzino o non so che cosa fosse stato. È molto negativo, sì. Ancora un atto di vandalismo. A Milano è stato imbrattato con bombolette spray l'arco della Galleria Vittorio Emanuele. Ce ne parla Raffaella Frullone. Hanno avuto il tempo di salire, imbrattare l'arco della Galleria Vittorio Emanuele con bombolette spray e poi far perdere le loro tracce. Qualcuno li chiama Reiters. Tecnicamente i 3, vestiti di nero e incappucciati, sono responsabili di un atto di vandalismo che vede la condanna bipartisana del mondo politico e unanime di cittadini e turisti nel cuore di Milano. Stavo ascoltando alla radio questa notizia e veramente non ci posso credere, anche questo. Ci siamo di nuovo, insomma, ci risiamo dove ancora degli atti vandalici colpiscono un bene culturale. Corso di formazione e l'intervento di pulitura a questi ragazzi credo che possa servire per capire la fatica che poi si fa anche a pulire un monumento come stiamo appunto facendo sul cavallo. In effetti solo qualche mese fa ad essere preso di mira dai cosiddetti attivisti di ultima generazione era stato il monumento equestre sempre in Piazza Duomo, deturpato in un gesto che secondo chi lo ha compiuto doveva essere in difesa dell'ambiente. La stessa scena si era ripetuta a Firenze dove ad essere imbrattato era stato Palazzo Vecchio. Ma i monumenti italiani registrano sfregi anche da parte di turisti nella migliore delle ipotesi superficiali. L'ultimo caso a Roma quando una turista svizzera di 17 anni è stata sorpresa mentre incideva il suo nome sul basamento del Colosseo. Poco tempo fa la stessa cosa era avvenuta a Pisa con la torre e un'altra turista intenta voler incidere le proprie iniziali, come se non stessimo parlando di siti UNESCO o di patrimoni dell'umanità. La nazionale italiana di pallanuoto maschile ha vinto la medaglia d'oro alle Universiadi di Chengdu in Cina. Gli azzurri, guidati dal tecnico Daniele Bettini, si sono imposti 13-11 sull'Ungheria. Un percorso senza intralci per l'Italia che conclude il torneo con 8 vittorie su 8 incontri disputati e bissa così l'oro di Napoli nel 2019. L'intelligenza artificiale è al centro del prossimo messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace. Serve un dialogo su queste nuove tecnologie perché non aumentino le diseguaglianze. Sentiamo Rita Salerno. Dopo il protocollo sottoscritto con enti e altre confessioni religiose per un'algoretica responsabile, la Santa Sede dedica all'intelligenza artificiale il messaggio per la prossima Giornata Mondiale della Pace. Nel riferire il tema del documento del 1 gennaio 2024, il comunicato del Dicastero per il Servizio e lo Sviluppo Umano Integrale, diffuso oggi dalla Sala Stampa Vaticana, richiama tutti ad un dialogo aperto sul significato di queste nuove tecnologie.
tecnologie, dalle potenzialità dirompenti e dagli effetti ambivalenti. È essenziale, si legge nel testo, vigilare e lavorare per impedire discriminazioni e violenze ai danni dei più fragili ed emarginati, che innescherebbero conflitti e antagonismi come conseguenze di disuguaglianze e di ingiustizie. Diventa urgente allora orientare in maniera responsabile la concezione e l'uso di queste tecnologie al servizio della comunità umana e del creato, estendendo la riflessione etica anche agli ambiti dell'educazione e del diritto, ben sapendo che lo sviluppo tecnologico in grado di promuovere giustizia e pace nel mondo passa per la tutela della dignità della persona e per la cura della fraternità universale. Da sempre attenta alle implicazioni etiche della fruizione dell'intelligenza artificiale, la Santa Sede ha avviato già nel 2020 una riflessione in materia, coinvolgendo enti, istituzioni e altre confessioni religiose per impedire abusi e violenze con conseguenze devastanti sull'attività umana. Termina qui questa edizione del TG2000, grazie per aver scelto la nostra informazione. Ora non perdetevi il meteo e poi il film Mr. White. Grazie ancora e buon proseguimento di serata. Arrivederci.